Due anni senza stipendio, un anno senza cassa integrazione, come fanno ad andare avanti o come fate ad andare avanti voi della Ciapi? È una bella domanda a cui noi chiediamo di rispondere in questo caso alla Regione Abruzzo, perché se ci troviamo in queste condizioni lo dobbiamo solo e esclusivamente a delle scelte adottate dalla Regione Abruzzo, sia dalla scorsa legislatura e anche dall'attuale. Mentre la scorsa legislatura con il Presidente Chiodi e l'Assessore Gatti ci hanno tagliato letteralmente le ali all'ente di formazione Ciapi, che è l'unico ente di formazione pubblico esistente in Abruzzo. Mentre invece all'attuale Presidente D'Alfonso e alla dottoressa Sclocco noi chiediamo appunto di risolvere la nostra situazione. La strada è tracciata e il problema sono i tempi. Sono i tempi perché, come appunto ricordato, noi sono due anni che non percepiamo uno stipendio come lavoratori e un anno che non percepiamo la cassa integrazione in deroga e quindi non abbiamo più la possibilità proprio materiale di andare avanti. La politica cosa può fare in questo caso? Accelerare i tempi? Sì, io già ho presentato un'interpellanza, ad esempio posso dare una soluzione immediata. Stiamo pagando 7 milioni di euro perché 3 milioni di euro per l'acquisto più 4 milioni per la ristrutturazione di un palazzo della che non serve a nulla, a mio avviso. Possiamo recuperare quei soldi, anche il Presidente ha detto che quell'operazione va bloccata, e rimpinguare le tasse del Ciapi. Però ci vuole la volontà politica. Il Presidente si è impegnato in campagna elettorale con questi signori dicendo che avrebbe risolto il problema. Lo stiamo aspettando, ma già sta passando troppo tempo.